La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Figlio mia sorella, che è una mentalità di 30 anni fa, pare brutto. Ah, capite che c'è stata una guerra? Una guerra che ha distrutto tutte le illusioni, tutte le apparenze. Tanto io quanto mio fratello di quello che succede qua nel palazzo non ne vogliamo sapere niente. Noi perciò andiamo d'accordo con tutti quanti. Ma Sabrina Grazia si è ritirata più presto ieri stasera. E quando aveva che pacchettina che teneva, che adesso? La gente dice, vabbè, chi è libero e incoronato per fare onore al suo cognome si è aggiustato quattro ore in dubbio. Ma vuoi pensare alla gente? Ascolta, libero, andiamo nella mia casa di campagna. Ma signora ricca, non scherzate! Ma va a dire che il matrimonio è tutto spine, mentre il fidanzamento è tutto rosso. Già, io non sono solo, tengo pure mia sorella, un'altra povera vita infelice. Tu lo sai, si deve sposare un uomo che sta molto bene di posizione. Finalmente vi siete fatta vita. Vi ho lasciato un po' tranquilli. Per vedervi qua dobbiamo aspettare che arrivi vostro marito. La portinaia mi ha detto che è arrivato oggi. È arrivato. Ma questo deve essere lui, poteva fare a meno di scendere. Mannaggia, invece stavamo parlando di un argomento scottante in cui sono coinvolti gli interessi vitali, finanziari e umani. Ma va la vattene che parli di umanità, tu che sei un egoista fatto mio! Io sono un uomo fatto di carne e ossa come tutti quanti gli altri. La sera torno dallo studio dopo aver fatto i conti con ragioniere e porto con me la borsa dei soldi che sarebbero i piselli. Dopo la seconda tazza di caffè, invece quella delle 6:30, mi piace prenderla con Costanza, che sia un po' vicino a me. Guardate, San Vicenzo della sanità, ma come fa sarà vostro con chi luca da plasma e smenzerine? Mamma, chi so piace mai? Ma quanto sei schifoso! Adesso vorresti insinuare che la colpa è tutta mia! Guarda come vale che siamo in casa d'arte e poi c'è il taggettivo, tieni a dire le bocciole! Tu approfitti che io sono una ragazza ancora inesperta e che non si sa risolvere! Ma domani, quando avrò detto tutto a mia madre, avrò chiesto consiglio ad un legale! Non credo che potrei mandare ancora superiorità! Ma non la so! Liberatemi da questo mostro linciato! Liberatemi da questo... Prendete un po' di acqua, la spostate via da quel fatto. Sì, ma questo è vino! No, è lo stesso! No, per convincervi dell'innocenza di Costanza vi basterà pensare che il fidanzato siete voi. Ma sapete cosa mi rispose lei? E vive sta là e mi può smentire se dico una bugia. Così, mettiamo a caso che mio marito viene a sapere del capitano, sofferto e se ne va, mi perdo a mio marito, ma tengo comunque il capitano, la casa di proprietà e tre brevi. Se sparisce pure il capitano, tengo comunque la casa di proprietà e tre brevi. Signor, già avete parlato? Mamma! No! Sono stata sopra e la cameriera mi ha detto che stavi giù dai signori coronati. Sono arrivata prima di tuo marito. Tuo marito sa tutto. Signor, ma voi vi siete innamorata di me? No! Quanto ti ho voluto bene! Mai! È un errore gravissimo confessare! Negare sempre! Negare pure l'evidenza! Perché anch'io sono stato molto in buona fede, in qualsiasi momento, in ogni istante, pure con voi! Io sono sempre in buona fede, aspettate un momento! Uè, chi lei muore, è nata così, l'ha fatto il corno pure no? Io sono Guglielmo Caputo! Bravo! Fa la maschera in uno dei miei due cinema grossi, non perché sia presente, ma un uomo utile a tutto! Questo significa essere donna di carattere. Ma visto da una nata femmina dalla quale aspetti un bambino? E che donna fa? Che dicevo? Drin drin drin! Te non sono io? No, fu un compatto, già un compatto, fu un miracolo! Sento suonare il campanello e dico, fammi andare a vedere il padrone che cosa vuole, entro e lo trovo con la rivoltella buttata qua. Ma è Luigi allora, signore! E con l'incoscienza della generazione moderna! Io sono la moglie di Guglielmo Caputo, qui presente. Mi chiamo Angelina Caputo, fu concetta e Gian Maria Trombetta, nata a Benevento, di condizione casalinga e serva, non l'ho fatta mai. Che cosa? Faccio parlare di te. E so, il biglietto da 50. Chiamatemi, pure io c'è la 50 di rallevatrice. E sta capisci? Non posso, non posso, un impegno improvviso, ma quando mi dispiace, non posso nemmeno domani. E dopo domani è di Irò prima del male capo.
Dove c'ho te? Che vuoi figlio, non è figlia io. A me. La moglie era una schifo. A me. Nel suo castello. Momento di prenderci un bagno in fresco, su. Sto lì però. E che fate? Non venite, ve ne andate. No, Don Benedetto. Sto stanco. Don Benedetto. Vi vorrei far vedere una verità con le gambe corte. Una verità. Con le gambe corte. Don Benedetto, una verità sacrosanta, con certe gambette piccole, 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 costrette a camminare a passettini impercettibili per arrivare in piega Dio sa quanto, ma arriva.